Allora, giovani amici di Facebook, torniamo qui a Incauto Unboxing in una versione un po' più particolare, diciamo, in cui andrò a confrontare diversi prodotti appartenenti alla stessa categoria, questa Incauto Battle, come la chiamo. Partiamo con i cavi Lightning. Perché voglio parlare dei cavi Lightning? Perché Apple all'ultimo evento ha confermato la loro presenza, ennesima presenza su gli ultimissimi prodotti, diciamo iOS, quindi sull'iPhone, sull'iPad, eccetera. E quindi almeno per un altro anno dovremo comprarci questi benedettissimi cavi Lightning, che sono questo formato inventato da Apple, proprietario, che si rivela essere anche spesso molto costoso, perché chiaramente i diversi produttori, per riuscire a proporre un prodotto Lightning, devono avere la certificazione di Apple, e questo va a ripercuotersi chiaramente sul prezzo finale. In questo momento vi sto mostrando un cavo originale Apple di 1 metro. È un cavo che costa 25 euro, quindi molto. Esiste anche una versione da 2 metri che costa 35 euro, veramente troppissimo. Faccio al volo una prova per verificarne, oltre che l'estetica, come avete appena visto, insomma, niente di che, sono belli, chiaramente, sono minimal, sono bianchi, sono fighetti. Sappiamo anche che poi con il tempo in realtà vanno a rompersi qui, soprattutto chi ha questi cavi Apple sa benissimo che non, magari non dopo una settimana, non dopo un mese, ma dopo 4-5 mesi spesso si rompono. Questo cavo in particolare ha un anno, è ancora nuovo, lo uso solamente la sera per ricaricare il telefono, non ha un'usura terribile in realtà. Quindi in realtà sono anche migliorati nel tempo. Vediamo però anche con un iPhone, no? Vediamo prima, facciamo una prova prima con il cavo Apple, vediamo quanti ampere riescono a emettere, a trasportare. Perché chiaramente questa in realtà è la caratteristica più importante di tutte quando si parla di cavi di ricarica, cioè quanti ampere riescono a trasmettere dal caricatore al device che state ricaricando. È fondamentale, più ampere riuscirà a trasmettere, più velocemente avverrà la ricarica. L'iPhone si mangia solitamente 1 ampere, non ha ricarica veloce da 2 ampere. E quindi almeno i cavi devono tutti arrivare al fatidico ampere. Come vediamo, il cavo Apple sta attorno a 1,2, 1,1, poi cala attorno a 1. Ho visto prestazioni massime attorno a 1,3. Comunque è molto variabile, e tenete come riferimento 1 ampere, che è quello che deve fare. Quindi diciamo che il cavo Apple si fa pagare salato. Però ha una estetica decente, ha una resistenza nella media e trasmette 1 ampere, quindi diciamo prestazioni normali, non eccezionali, ma quello che ci aspettavamo. Ricordo però 1 metro 25 euro. Sono andato su Amazon chiaramente e ho cercato prima di tutto il cavo Lightning più venduto in assoluto, che caso vuole sia praticamente identico a quello di Apple appena mostrato. È della OK, costa 6,29 euro. Quindi veramente molto di meno, non un po' di meno, cioè da 25 euro a 6,29 euro. Esteticamente è praticamente uguale, lo vedete, sia i due connettori che il cavo in sé è praticamente identico. È certificato ovviamente Apple, tutti i cavi che vi mostro in questo video sono certificati Apple, altrimenti neanche verrebbero riconosciuti dall'iPhone. Andiamo a vedere quanto emette questo OK, che è il più venduto attualmente su Amazon. Vediamo, 1 ampere 18, sta facendo lo stesso comportamento di prima del cavo originale Apple, 1 ampere 11. Ha praticamente le stesse identiche prestazioni del cavo Apple, 6,29 euro però, quindi molto meno. Per adesso direi che mi sembra un ottimo cavo, e non sarà un caso che è il più venduto
su Amazon in questo momento. Poi ci sono un milione, letteralmente un milione di cloni molto simili a questo e quindi al cavo Apple originale. Costano tutti attorno ai 7-8 euro, eccetera. Non hanno nessuna differenza particolare. Non sono stato a comprare tutte le marche perché sono veramente tutte uguali. In questo caso vi consiglio di comprare semplicemente quello che costa meno e che di cui siete sicuri. Che ha una emissione di almeno 1 ampere, come in questo caso, quindi vi consiglio assolutamente questo OK che è il più venduto, lo troverete e c'è un link anche in descrizione, chiaramente. Lo metto via, vi faccio vedere altri cavi però. Oltre a quelli, diciamo, classici in plastica, che vi ho appena mostrato, di cui quello che vi consiglio di più è appunto questo OK che vi ho appena mostrato, che si è dimostrato praticamente identico al cavo Apple, pur costando un quarto. C'è questa nuova moda dei cavi in tessuto, per cui dovrebbero essere più resistenti, più flessibili, più duraturi, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono state varie campagne su Kickstarter, se avete visto un po' online, eccetera, di questi cavi in tessuto, che sono molto meglio, bla 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 bla. Ne ho comprati due, uno è il più famoso che è il Bolse, e l'altro invece è un'imitazione che ho scoperto poi si spaccia per cavo in tessuto, che è questo SyncWire. Costa poco di più del cavo di prima, costava attorno agli 8 euro, quindi non molto di più. Sembrava in tessuto dalle foto, in realtà aprendo la scatola, l'ho già aperto prima perché volevo vederlo, aprendo la scatola si è rivelato in realtà un cavo in plastica con una texture in tessuto, per cui non si capisce se l'esterno, c'è cioè la parte diciamo trasparente esterna che non so se si vede bene in video, è senz'altro plastica, non si capisce se poi dentro ci sia del tessuto, poco importa perché se poi fuori c'è la plastica risulta molto duro, lo vedete anche forse vedendolo muoversi, è molto duro, chiaramente magari è più difficile diciamo da intricare, però fatto sta che è un cavo in plastica normalissimo, è un po' più sottile rispetto ai cavi in tessuto che avevo visto e che vedremo tra un momento. Verifico unicamente al volo se almeno emette 1 ampere, dovrebbe, e viene riconosciuto senza problemi, quindi è certificato Apple, ha lo stesso identico co comportamento, vedete? 1 ampere e 11 attorno 1 ampere, quindi stesso comportamento. Anche questo, diciamo, è consigliato se volete un'estetica un po' più particolare. In realtà, niente di che, faccio anche un po' fatica a consigliarlo. Sta attorno agli 8 euro. Tanto vale a quel punto spendere 6,29 euro e comprarsi il cavo base. Ok, e amen. Se però volete qualcosa di più particolare, c'è il famoso cavo Bolse. Questo è davvero un tessuto, l'ho aperto prima per accertarmene. Ci sono diverse fantasie per il cavo vero e proprio. Le estremità sono in metallo. Il cavo è in tessuto nylon. Le estremità sono dichiarate come chiaramente costruite con un rame più spesso per avere il massimo del charging speed, così c'è scritto qui, adesso lo verifichiamo subito. Questo è il modello light blue yellow, quindi il cavo ha questi colori. E costa molto di più, però in realtà è molto più lungo, perché questo è un cavo da 2 metri. Ricordo che il cavo originale Apple da 2 metri costa 35 euro. Questo ne costa 20, però come vedremo è tutta un'altra categoria di cavo, cioè veramente molto più figo. Il packaging è più curato, ma insomma chi se ne frega del packaging in realtà. Vedete, c'è questa scatolina e dentro c'è direttamente il cavo, lo vedete già, probabilmente già lo capite che è di una qualità molto diversa. Il cavo è molto più spesso, i connettori sono in metallo. Vedete, Bolse, marchiati Bolse, da una parte Lightning, dall'altra parte USB, sono in metallo, hanno questa parte in plastica che sembra molto resistente, sono veramente dichiarati come indistruttibili questi cavi qui, per cui sono cavi perfetti per esempio da viaggio, non so, per esempio un utilizzo classico, lasciate il vostro power bank, anche grosso magari, ne uno qui. Uno degli ultimi che vi ho mostrato, anche grosso da 10.000 mAh, ve lo lasciate in zaino, collegate questo al
al power bank e poi dopo esce dalla lofthina 1,80 m perché è abbastanza lungo e vi arriva fino in tasca fondamentalmente. Oppure anche in casa può essere comodo perché il caricatore è sempre lontano e quindi più il cavo lungo meglio è. Chiaramente è molto scomodo per l'utilizzo con i power bank diciamo a mano, cioè in quei casi in cui volete usare il power bank, un power bank molto piccolo, vi serve un cavo corto in quel caso. Tra parentesi, sempre ok di prima, produce anche una versione da 20 cm che costa uguale all'altra, 6,29 € e che vi consiglio per l'utilizzo con i power bank, diciamo super portatili da tenere in mano mentre si utilizza il telefono. Chiuso la parentesi, torno al borse. Non so se vale 20 €, in realtà costerebbe molto di più, addirittura adesso è in offerta 20 €. Di sicuro c'è che è un cavo fatto molto meglio rispetto agli altri, e adesso verifichiamo anche se riesce a trasmettere il famoso ampere minimo per ricaricare l'iPhone in tempi decenti. Vediamo subito. È riconosciuto senza problemi, certificato Apple chiaramente, e ha lo stesso identico comportamento. Quindi 1,20 A, eccetera, 1,12 A sta attorno a quella soglia lì, diciamo così. E questo è il borse. A questo punto vi chiederete: vabbè, ma questi sono, cioè, come prestazioni, che diavolo li hai misurati a fare? Alla fine sono tutti quanti uguali. In realtà i cavi non sono tutti quanti uguali. Certo, sono tutti certificati Apple, altrimenti neanche funzionerebbero. Però, come vi mostro al volo, per dire, qui ho un cavo comprato al classico negozio dei cinesi. Non vi offendete, amici cinesi. Ci siamo lasciati, diciamo, fregare dalla feature in questo caso, cioè praticamente l'estremità si illumina. Adesso vedrete subito. Quindi io collego, quindi il cavo alla ricarica e vedete che l'estremità si illumina di blu. Fighetta sta cosa. Peccato che, nonostante sia certificato Apple, quando lo collego, come vedrete, non arriva al fatidico ampere, ma si ferma attorno a 0,6-0,7. Questo vuol dire che contro l'1,2 di prima ricarica praticamente alla metà, nella metà, nel doppio del tempo, perché fa passare la metà degli ampere, quindi non è poco. Chiaro, fighetto che quando si collega, no, diventa rosso, in questo caso questo lumi, quando lo scolleghi è blu. Però fatto sta che è un cavo che trasmette molti meno ampere, e quindi questa è la cosa più importante da vedere in questo caso. Addirittura 0,10 adesso, penso un po', vediamo se sale. No, quindi insomma, a prestazioni veramente infime. Vediamo, ricollego. Adesso addirittura sta fermo a 0,10. Non cambia però la luce, per cui probabilmente non ecco fatto, ecco adesso sì. 0,7 eccetera. Prima non riconosceva, non l'aveva riconosciuto l'iPhone, quindi probabilmente magari c'è anche qualche problema con il certificato Apple, non so. Comunque fatto sta che ricarica molto meno. Quindi tutto questo per dirvi: non vi comprate il primo cavo che passa il convento, perché rischiate veramente, dopo poi dite: oh cavolo, l'iPhone ci mette un sacco a caricare, oppure il power bank ricarica sempre molto lentamente, e che cavolo, avete un cavo di merda. E quindi questa è la vera ragione. Non c'è bisogno che vi comprate un tester come ho fatto io. Vi consiglio quindi, per chiudere il video, il cavo di OK da 6,29 €. Se volete qualcosa invece di un po' più particolare, un po' più fighetto, è molto bello questo cavo borse. Se non vi spaventa spendere 20 € e volete un cavo super resistente da viaggio, ve lo consiglio. Ci sono anche diverse colorazioni, se non vi piace questa azzurra e gialla. E quindi diciamo, vi consiglio sia il più figo, che è questo da 20 €, sia il più economico e diciamo con il rapporto prezzo-prestazione migliore, che è la OK da 6,29 € e da 1 m. Se questo tipo di nuovi video di confronto vi piace, mettete un bel like, fate share chiaramente, e se volete comprare questi prodotti o altri prodotti su Amazon, fatemi la cortesia di utilizzare i link che sono in descrizione. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.